Buongiorno a tutti, potrò emozionarmi, lo metto già in anticipo, sono un po' emotivo oggi, o forse no. Innanzitutto parto dal ringraziare Riccardo, Gabriele e Aurora che sono i miei figli, 4 anni, 2 anni e 2 mesi, e mia moglie Valentina, perché se non fosse per loro probabilmente non potrei essere quello che oggi sono, quindi un papà. Se sono qui è perché ho vissuto un sogno, vivo un sogno, ma è anche una realtà. Quando ho conosciuto la FIM, ho avuto l'opportunità, tramite una persona molto intelligente, molto astuta, perché è stato un pescatore di uomini, ed è quello che dovremmo essere noi in futuro, che cos'era la FIM? Il mio delegato di fiducia all'interno dell'azienda, che oggi è il mio operatore e con lui condivido, insieme a colui che era all'epoca il mio segretario, Tino, e con l'altro operatore, Salvatore, che oggi è il mio segretario generale, l'opportunità di crescere. Perché da loro ho imparato una cosa bellissima, che quando sei con la FIM impari a essere te stesso. Dopo ci sono stati anche momenti in cui si cade, ci si rialza, ma lo dico con tanta tranquillità. Quando venivano da me, ne ho delegato, venivano a chiedermi... Tra l'altro, lavoro in una fonderia, in una delle poche rimaste in Italia. E per conservare il posto di lavoro, la FIM è disposta a lottare anche fino all'ultimo secondo. E quando i lavoratori vengono da me e chiedono «Ma ci sono delle opportunità? Perché mi capitano queste cose? Il mio capo lo può fare?» All'inizio mi facevo e facevo una domanda a me stesso «Perché?» Poi dopo che ho imparato nel tempo, grazie a quello che Marco, Renato, tutti quelli che mi hanno affiancato, anche gli altri giovani che in questi anni la FIM mi ha fatto conoscere, ho iniziato a rispondere, la FIM c'è, io sono al tuo fianco, tu devi essere al mio fianco, cresciamo insieme, facciamo rispettare il caposaldo che in questo momento è il contratto, perché tornando a noi, ma guardando l'Europa, l'Italia in questo momento non è solo un porto d'accoglienza per paesi più disagiati, per paesi in guerra. L'Italia, la FIM e soprattutto il suo contratto sono capisaldi per l'Europa, dove l'Italia porta dei risultati non solo sociali e politici, ma anche economici alle famiglie che in questo momento vivono una crisi disastrosa. Mi sento titolare di me stesso, inizio a comprendere quello che devo fare per il mio futuro. Questo è il mio primo congresso nazionale, un'esperienza bellissimo. Ogni volta che vedo Marco in TV vedo me stesso, mi sento il segretario generale della FIM, questa è un'emozione imperdibile. Quando qualcuno prima di me parlava di quote, io ho avuto l'opportunità, conoscendo Antonio, di capire che non era una quota, ma era un quarterback. Nel football americano il quarterback è il regista di azione, colui che manovra all'interno della squadra quello che è l'obiettivo da portare a casa. E non è solo il consolidamento del posto di lavoro, ripeto, anche essere delegati sociali all'interno della società. Mi dispiace non avere Anna Maria, la mia segretaria. Anna Maria, ho 35 anni e 3 figli, punto sul mio futuro e in mano la loro generazione. Farò di tutto e la FIM non molla per mantenere l'occupazione e l'occupabilità all'interno del territorio italiano. Ti chiedo solo una cortesia, non parliamo solo di accorpamento FIM-FEMCA, qui se stiamo a vedere il bacino di utenza è anche in Felsa, dove la maggioranza e quindi il 50% dei lavoratori giovani con età inferiore a 35 anni è somministrato. Io combatto con loro, io sono uno di loro. Non perdiamoci dietro le politiche, anzi le politiche, dietro le polemiche sterili di qualche, come lo vogliamo definire, authority per la televisione o di qualche programma che punta a screditarci. Abbiamo dei risultati tangibili e misurabili e con questi dati dobbiamo andare avanti. Spero di essere nei tempi, non mi giro. Però quest'Italia è cambiata e dobbiamo essere dei camaleonti come la FIM è camaleontica all'interno della sua confederazione. Il nostro territorio, adesso grande, Alessandria Asti, ha avuto non poche difficoltà e ci siamo uniti in un'unica pangea sindacale, quindi siamo ancora più uniti di prima. L'unico caposaldo in questo momento
ed è seme per il nostro futuro e la formazione continua. Io ci credo. Molte persone hanno l'opportunità di crescere interiormente, culturalmente, ed è quello che per me è la sfida del futuro. Voglio diventare coadiuvante, ma voglio esserlo con voi. Ogni giorno per me questa opportunità va sfruttata. Ricordiamoci chi siamo, dove siamo e dove vogliamo arrivare. Concludo, dico purtroppo, ed è un vocabolo che dovremmo imparare a cancellare dal nostro vocabolario, facendo una piccola citazione al ministro Calenda che ieri è venuto qui e che ho avuto l'opportunità di sentire mentre era nella sua pausa fuori dall'auditorium. Allora, qui la FIM, anzi, facciamo così, per come ci vede la politica in questo momento, il sindacato, io parlo di FIM, non è assolutissimamente di estrazione politica. E auguro a tutti voi, quelli che ci saranno nei prossimi congressi, i futuri segretari, i miei colleghi, di non incappare mai in questa buca, perché finché non saremo politicizzati, ma di estrazione sociale, quindi da parte degli operai e degli impiegati, avremo un futuro e libertà di parola. Ma se iniziamo a fare come ha fatto qualcuno in passato, a eleggere le nostre rappresentanze nelle assemblee di partito, perdonatemi, saremo di estrazione politica e non andremo mai bene. I giovani, mi sento giovane, 35 anni, potrei dire che ne ho anche di meno, che ne ho anche di più, no, ne ho 35. Non siamo quote, siamo il nostro futuro. Quindi in questa rivoluzione vi auguro un buon fine congresso e grazie a Marco per avermi dato questa opportunità con i miei colleghi. Viva la FIM sempre!